sindaco, una straordinaria vittoria, lei è il sindaco di tutti, il sindaco degli artigiani, dei contadini, è una cosa straordinaria. Beh sì, è una vittoria bellissima, perché sofferta in questi 45-50 giorni, però proprio perché una campagna elettorale molto dura, per tanti aspetti fuori dagli schemi canonici della politica, per cui proprio perché si è svolta fuori da questi schemi, che non si è parlato di fatti, ma si sono colpite le persone e in particolar modo Canfora, credo che sia questa vittoria una vittoria di tutte le persone che credono che quando ci si confronta in politica il confronto deve essere leale e deve essere soprattutto un confronto politico costruttivo. Lei ha parlato di una vittoria civica, di una vittoria civile, tra l'altro sottolineiamo il garbo, soprattutto negli ultimi giorni, con la quale lei ha un po' controllato da sindaco tutto quello che stava succedendo. Beh sì, è così, perché ci siamo limitati, tra parentesi o tra virgolettato, a descrivere quello che si è realizzato e soprattutto a enunciare quello che vogliamo realizzare, quindi abbiamo dato un taglio molto 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 serio, molto civile e soprattutto, dico, europeo, perché in politica così ci si deve confrontare, sui temi, sugli argomenti, nel merito delle questioni. Il più delle volte questo merito è stato sostituito da argomentazioni dal bar dello sport. Saranno 5 anni straordinari, perché dopo tanto un lavoro anche un po' oscuro, non percepibile, adesso si va verso una proiezione. Beh sì, insomma, noi continueremo a lavorare con la stessa passione e con la stessa determinazione, e ci auguriamo che, finita la campagna elettorale, anche certi toni vengano abbandonati e vengano lasciati in soffitta, perché noi siamo sinergici, siamo inclusivi e siamo i primi a predisporci positivamente anche nei confronti di chi fino all'altro ieri non ha usato termini signorili e gentili nei miei confronti, ma siamo pronti ad accettare le sfide per la città quando queste sfide sono costruttive per la città e migliorano questa città, migliorano lo stato sociale, migliorano la parte lavorativa, migliorano l'urbanistica, migliorano i lavori pubblici. Noi siamo inclusivi, mai esclusivi. Quando i progetti sono progetti seri, noi li sposiamo e li portiamo avanti fino alla realizzazione.